Tenere sotto controllo la nostra macchina è una delle cose da non sottovalutare per quanto riguarda la cura del nostro PC. Esistono molti software che ci consentono di fare ciò, ma già da un po' di tempo Pyriform, nota per aver sviluppato CCleaner, noto software per la pulizia del registro di Windows, ha presentato Speaky, che si occupa di monitorare le temperature, le ventole e un po' tutte le condizioni della nostra macchina. Andiamo a vederlo insieme. Software di dimensioni davvero contenute, parliamo di pochissimi megabyte, ed è disponibile gratuitamente sul sito di Pyriform. Una volta installato e avviato, ci rendiamo conto di quanto sia semplice navigare tra i menu dell'interfaccia. La schermata iniziale ci mostra un riepilogo generale dell'hardware della nostra macchina e assieme ad esso le temperature relative ai vari componenti, come il processore, la scheda video, eccetera, eccetera. Ma la cosa più interessante è che ogni componente ha una sezione dedicata dalla quale è possibile avere informazioni dettagliate. Per esempio, la scheda CPU ci permette non solo di vedere il modello, il socket e così via, ma anche la velocità della ventola del dissipatore, la temperatura media e per chi volesse entrare nel dettaglio, quella di ogni core, il clock di ognuno di questi, insomma, una tabella completa sotto ogni punto di vista. Discorso identico per la scheda RAM, anche qui abbiamo le informazioni dettagliate come la latenza, la frequenza, la memoria usata, il voltaggio, eccetera, eccetera. Idem per la scheda video, ma adesso passo direttamente alla voce memorizzazione per farvi vedere come questo software tenga d'occhio lo stato di salute degli hard disk installati, come la temperatura, gli errori di lettura, i settori, eccetera, eccetera. E come se non bastasse, abbiamo anche la possibilità di attivare un monitor per l'area di notifica di Windows dalle impostazioni. Questo monitor si può attivare in due configurazioni differenti. La prima ci consente di visualizzare un'icona che dal momento in cui passiamo sopra essa col mouse ci permette di dare uno sguardo alle temperature, mentre la seconda ci permette di monitorare un solo componente, ma a differenza dell'altra, l'icona viene sostituita dalla temperatura. Senza contare la possibilità di avviare il software con Windows, il controllo degli aggiornamenti in automatico e tante altre impostazioni. Infine, il software ci permette di creare un report su file di testo, di stamparlo, eccetera, eccetera. Che dire, veramente completo, ci permette di avere un riepilogo completo in modo tale da non dover installare altri software dedicati. Il tutto in dimensioni davvero contenute, ma soprattutto in maniera completamente gratuita. Ma non è tutto oro quel che luccica. Mi sento di dover criticare il modo con cui è gestito il monitor per l'area di notifica nella sua configurazione nella quale è possibile scegliere un solo componente. Personalmente avrei dato la possibilità di abilitare più icone, ognuna di esse dedicata ad un componente diverso. Altra cosa che mi sento di dover criticare è il sistema degli aggiornamenti. Il controllo avviene in automatico, ma se ci notifica una nuova versione, verremo rimandati al sito ufficiale di Pyriform, dal quale poi è possibile scaricare l'aggiornamento. Io avrei sviluppato un sistema di aggiornamenti più immediato, dal quale si può fare tutto dall'applicazione, ma tutto sommato questi sono difetti che vanno in secondo piano rispetto alla completezza generale di questo software, ma soprattutto alla sua compattezza. Dunque, do un bell'otto all'interfaccia, ben fatta, molto intuitiva, anche se non proprio bellissima, ma quest'ultimo è un aspetto soggettivo, de gustibus. Do un 9 alla parte informazioni, molto completa, personalmente gli darei un 10, ma visto che la perfezione non esiste, non voglio essere troppo generoso con i voti. Do un 9,5 alla sua compattezza, veramente con pochi mega abbiamo tutto questo. Infine do un 7,5 alle funzionalità aggiuntive. Alcune cose come l'avvio con Windows, la creazione dei report, eccetera, mi hanno convinto, ma ad esempio la gestione del monitor, delle notifiche e il sistema degli aggiornamenti per me sono da rivedere. Con un voto medio di 8,5 vi invito a guardare la recensione scritta sul mio sito, link in descrizione. Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, ad iscrivervi al canale e a seguirmi sui social network. Ciao a tutti!